più. Posso fare un riferimento? Naturalmente, un esempio, sì. Tra l'altro, ho portato anche delle copie di questo, di questo rapporto. Naturalmente, qui vedete solamente il titolo di ognuno dei 24 indicatori, ma per ognuno di essi ci sono delle metodologie per aiutare gli esperti a misurarle. Le abbiamo, diversi paesi le hanno già misurate, diversi sono in corso di misurazione e sono quelli che vediamo sullo schermo. La FAO li ha implementati in Colombia e in Indonesia. Indonesia mi fa pensare Indonesia e Malesia sono i due principali produttori di palma d'olio. E c'è un tema molto forte di dibattito sulla palma d'olio. Indicatori di sostenibilità. Non faccia quell'espressione. Don't look at me that way. Allora, sì, assolutamente sì. L'Indonesia, la Malesia sono i maggiori produttori al mondo di olio di palma e la misurazione degli indicatori GIVEP di sostenibilità sulla produzione nazionale di olio di palma in Indonesia è stato estremamente interessante anche per comprendere meglio la situazione del paese, per comprendere le opportunità, i rischi, come intervenire anche per ovviare ai pericoli. Sicuramente una delle lezioni che abbiamo imparato da questo progetto in Indonesia è stato che c'è grandissimo margine di intervento per migliorare la sostenibilità della produzione di bioenergia in Indonesia. In particolar modo la situazione delle mills che producono olio di palma che producono olio di palma è particolare nel senso che non si sfrutta una parte essenziale del processo produttivo, quello che viene chiamato palm oil mill effluent, cioè sono gli effluenti che escono come scarto dal processo produttivo dell'olio di palma. Questi effluenti emettono ad aria aperta metano che, come sappiamo, è estremamente dannoso come gas ad effetto serra ed è molto più dannoso rispetto al normale CO2, e questo effluente viene lasciato libero e viene, come vedete, lasciato defluire all'interno di queste grandi vasche, intanto normalmente senza una protezione alla vasca naturale, emettere così metano all'aria aperta, il che non soltanto si potrebbe intervenire per esempio con un pallone che vedete come una copertura che vedete nella foto di sinistra, quindi per trattenere le emissioni e le perdite, certo, il metano, fare biogas e eventualmente anche raffinarlo ulteriormente e farci biometano. Quindi questo è una potenzialità enorme che l'Indonesia avrebbe per contribuire in una maniera a migliorare il ciclo di sostenibilità della produzione di palm oil. Ovviamente poi ci sono altre questioni relative al palm oil che sono al di là del methane capture, come integratore per il gasolio, per combustibile in centrale a biomassa e così via, e al tempo stesso è un produttore di metano che va a liberare, che oggi finisce in buona parte in aria. In the atmosphere. Imprese agricole, abbiamo sentito prima tre esperienze. So we heard from three farmers earlier. Più altre di altri imprenditori. Volevo vedere appunto dal punto di vista associativo se secondo lei il settore è pronto e do you think qualche the, suggerimento. Sector is ready for sì, this? Le imprese agricole stanno tornando prepotentemente al centro dello scacchiere, l'agricoltura sta tornando al centro dello scacchiere. Mi piace molto il titolo Rivoluzione Agricola. Really like c'è una grande rivoluzione agricola in atto e ci sono degli obiettivi che sappiamo che dobbiamo raggiungere. L'agricoltura è
anche essa fonte di un problema come tutti gli altri settori, però in più l'agricoltura ha questa grande opportunità di contribuire fortemente alla risoluzione del problema, e quindi anche noi come tutti gli altri settori ci preoccupiamo di ridurre le emissioni, di utilizzare energie rinnovabili, di fare efficientamento, di assorbire CO2 dall'atmosfera. E in questi ultimi 15 anni abbiamo già ridotto del 15% le emissioni, quindi si sta lavorando come tutti gli altri settori. Ma noi, per raggiungere questi obiettivi, abbiamo una grande opportunità. Come Confagricoltura ci siamo occupati di questi argomenti ormai da 10 anni. Io mi ricordo che sono entrato a far parte del comitato del gruppo per l'agroenergia nel 2005. E posso dire, prima fra le associazioni agricole, abbiamo ritenuto che fosse un settore molto importante. Il percorso è stato complicato e c'è stata sempre una grande collaborazione tra CIB e Area Ambiente di Confagricoltura per individuare strumenti e percorsi per raggiungere questi obiettivi. Che problemi ci sono per le imprese agricole che vogliono investire in biomasse? Dunque, i problemi sono tanti, però essenzialmente uno dei problemi diciamo che abbiamo incontrato è stato quello di cui si parla anche oggi, della competizione o della falsa competizione, diciamo noi, ormai anche alla luce di tutti questi ragionamenti e di tutti questi dati scientifici su cui si può fondare una struttura di logica, per cui questa competizione in realtà non esiste. Vediamo invece che con il concetto del biogas done right non solo superiamo la competizione, ma facciamo in modo che l'efficientamento delle nostre aziende agricole, la maggior fertilità dei terreni con l'utilizzo del digestato porti un beneficio anche alla produzione, anche alla produzione. Quindi noi abbiamo degli strumenti importanti oggi che ci permettono di completare quel concetto di sviluppo sostenibile sui tre pilastri, perché ci aggiungiamo lo smart e l'inclusive, cioè lo smart perché abbiamo delle tecnologie avanzate al nostro supporto, lo vediamo le nostre aziende che sono fiori all'occhiello, le aziende che sono state presentate prima, che utilizzano diciamo, l'agricoltura di precisione, la minima lavorazione, quindi riducendo gli input che vengono utilizzati aumentano gli output, aumentano la produzione di cibo e di energia. Quindi dal punto di vista tecnologico ci sono tutti gli strumenti, e questo è veramente appassionante per noi agricoltori. Mi piace riprendere un concetto di Jorge prima dall'Argentina, che ha detto: quando gli agricoltori riescono a fare reddito non vanno nelle spiagge esotiche, perché noi il nostro lavoro è anche una passione, non è solo una questione economica, è una passione, perché oltretutto aver deciso di fermarci a fare questo lavoro è perché veramente dobbiamo sentirlo fortemente. Quindi se c'è questo è un concetto che piace sempre, perché viene proprio dal cuore. Comunque, dicevo, c'è una grande opportunità perché c'è la tecnologia, parliamo quindi degli strumenti per raggiungere gli obiettivi. La tecnologia ci dà una mano. Però quello che forse è più difficile, e noi di Confagricoltura ci lavoriamo, è un'apertura mentale che ancora manca nel nostro mondo. L'apertura mentale vuol dire avere la capacità di percorrere, intraprendere nuovi percorsi che non sono così tanto nuovi, e anche l'apertura di poter accettare il concetto di inclusive, cioè di far salire tutti su questo carro. Perché il problema, adesso noi abbiamo visto esempi di bellissime aziende in pianura padana, però non dimentichiamoci che noi abbiamo tantissime aziende agricole in sofferenza in agricoltura di dimensioni modeste. E allora come possiamo fare? Bisogna avere il coraggio di cambiare mentalità. Noi italiani siamo molto individualisti, dobbiamo superare questo concetto. Non è facile, abbiamo tanti strumenti, consorzi e cooperative. Noi di Confagricoltura abbiamo puntato molto in questi ultimi anni sul concetto di rete d'impresa, che è un concetto molto semplice, cioè la più semplice forma di associazione che permette di mantenere l'individualità dell'azienda, perché noi siamo fondamentalmente individualisti, soprattutto gli agricoltori, perché se il terreno era del nonno e del bisnonno, non sia mai che io tolgo i confini, lo porto in cooperativa e lo coltiviamo tutti insieme.
Invece col concetto di rete d'impresa noi possiamo mantenere la nostra individualità, la nostra PAC, il fascicolo aziendale, però ci mettiamo insieme per condividere la crescita e anche per poter avere accesso alla strumentazione molto avanzata ma anche molto costosa che oggi il mercato ci offre. Quindi, e qui dobbiamo fare un grande sforzo, mi preoccupa di meno la tecnologia va velocissima e ci offre un sacco di opportunità. Il cambiamento mentale è un po' più complicato. Il cambiamento delle tecnologie è più veloce del cambiamento dei nostri neuroni, purtroppo. O per fortuna, non lo so. È interessante, abbiamo avuto 10.000 anni dalla rivoluzione neolitica, praticamente, alla rivoluzione verde del Novecento, in cui i progressi sono stati lentissimi. Dalla rivoluzione verde del Novecento a oggi, secondo me, siamo davanti. Non tanto OGM, ma quanto in generale tutta la scienza, tutte le tecnologie di cui gli OGM sono un pezzettino, ma quello di cui parliamo oggi, per cui i doppi raccolti, l'ottimizzazione, l'introduzione di sistemi industriali molto più affinati rispetto a noi, siamo veramente davanti a una seconda rivoluzione agricola rispetto a quella dei decenni scorsi, a cui abbiamo, non tanto noi quanto il mondo ha assistito nel Novecento. Vogliamo sentire Onufrio? Gli spunti ce ne sono mille, prego. Buongiorno. Morning. Ma io prima di rispondere ai massimi sistemi che tu proponi, prima di cominciare a litigare con te sugli OGM o su odore di palma, vorrei parlare del biogas. Perché io credo che abbiamo visto gli indicatori che la FAO utilizza per valutare gli aspetti ambientali, gli aspetti economici, gli aspetti sociali. Ed è un approccio corretto, l'approccio degli indicatori delle Nazioni Unite. È un approccio corretto ma vecchio. È un approccio vecchio perché il cambiamento climatico va troppo velocemente. E perché il cambiamento del clima e gli indicatori legati al cambiamento del clima hanno un impatto diretto su numerosi altri indicatori che contengono. Quindi quando si fa quell'approccio c'è un double counting di cui non sappiamo, ma c'è. Quindi io credo che l'esperienza del consorzio sia importante per diversi aspetti ed è molto interessante per diversi aspetti. Il primo aspetto è che non si tratta di una tecnica per rendere più efficiente un sistema che crea problemi, ma si tratta di un concetto, di un paradigma che tende a modificare l'attività agricola e questo è fondamentale. In secondo luogo si tratta di una esperienza che nasce sin dall'inizio con la ricerca. E guardate che il vero problema dell'innovazione, che alla fine la soluzione del tema climatico in buona parte, non solo, ma in buona parte è un problema di innovazione. Ma l'innovazione non casca dal cielo per caso, a volte casca anche per caso, ma di solito non casca per caso. L'innovazione esce da un percorso complicato in cui i ricercatori che partecipano a chi poi deve mettere in pratica i risultati hanno chiari gli obiettivi, perché se l'obiettivo ambientale non è incorporato sin dall'inizio succede che abbiamo delle innovazioni che poi creano problemi collaterali. Allora quello che a me un esempio, il trattore della New Holland è un esempio in cui un ricercatore si mette a studiare, a cercare di gestire un problema e di portarlo fino alla fine eliminando altri problemi, non generandoli, certo. È vero? Però nel campo agricolo non è così semplice. E io credo che nel campo agricolo, a parte la lunga tradizione del CRPA, non c'è una grande esperienza di
lavoro tra scienziati e agricoltori, almeno in Italia. Quindi da questo punto di vista è veramente un esperimento interessante. La seconda cosa importante è questa: bisogna mettere al centro delle politiche l'agricoltura. Perché noi dobbiamo saperlo questo, siamo già dentro un cambiamento. Qualche anno fa a Vinitaly, a Verona, ho presentato una relazione tra produzione di vino e cambiamento climatico. Io credo che assieme alle guardie forestali ci sono pochi altri soggetti come gli agricoltori che sanno che le cose sono già cambiate, che stanno già cambiando e stanno già cambiando fuori per il cambiamento del clima. Quindi c'è un problema essenziale di capacità di flessibilità, di capacità di adattamento, e non c'è possibilità di adattarsi se non c'è un grande contenuto scientifico e di informazione. Terza e ultima riflessione che faccio riguarda la natura del nostro paese, Italia, perché abbiamo qui degli ospiti che vengono da altri paesi. L'Italia è un paese strano, è un paese che ha una difficoltà di fondo a generare e a diffondere innovazione. Questa è una difficoltà che abbiamo, lo vediamo dal numero dei brevetti, lo vediamo da tante cose. Lo vediamo da una struttura produttiva fatta soprattutto di piccoli. Quindi questo esperimento ha un doppio valore, perché avviene in un paese che ha difficoltà a fare innovazioni e in un settore che ha difficoltà ancora più gravi di fare innovazione e a diffondere. Quindi la rilevanza, io sono d'accordo molto con quello che diceva prima il professor Jeremy, cioè qui il problema non è se gli agricoltori della prima padana che hanno iniziato sono bravi, ma il vero problema è come passiamo da pratiche agricole che hanno effetti positivi a policy globali, perché il tema è globale. Delle varie sfide che abbiamo visto, abbiamo sentito, credo che ce ne sia una che sta particolarmente a cuore a chi oggi partecipa al dibattito post Parigi, se lo scenario del grado e mezzo è ancora fattibile oppure no, e cioè la carbon sequestration, cioè la capacità di queste tecniche di conservare a lungo termine il carbonio, e vediamo che c'è ancora un deficit di conoscenza a livello scientifico, tant'è vero che l'IPCC in questo argomento non è particolarmente precisa, ci sono stime molto variabili, sappiamo dalla letteratura scientifica su casi specifici che diverse tecniche adottate per le stesse culture negli stessi contesti danno effetti diversi, e quindi c'è un problema enorme nell'identificare le tecniche corrette e nel diffonderle, perché parliamo a un pubblico che è fatto di milioni di contadini che stanno in contesti culturali completamente diversi. L'agricoltura può essere una parte della soluzione. Io credo che non ci sarà una soluzione se l'agricoltura non diventa parte della soluzione, ma è una sfida enorme, perché mentre nell'industria far passare dei nuovi standard o far diventare delle tecnologie da tecnologie spaziali a delle commodity siamo capaci, l'energia solare in pochi anni è diventata una tecnologia per i satelliti a una commodity che oggi costa pochissimo e continua a costare di meno. L'agricoltura non è così, è molto più difficile. Quindi l'esperimento che fate non vale tanto per l'Italia, quindi vale per un ruolo che l'agricoltura italiana può avere per non farsi spazzare via, per avere un ruolo economico, ma è importante continuare come state facendo a sedimentare conoscenza e a trovare connessioni internazionali per diffondere. Tre spunti, prego Edoardo.
Zanchini, sottolineo tre spunti. Uno, la diversità di tecnologie che c'è nell'agricoltura a differenza di altri settori. Nel mondo abbiamo ancora l'africano che fa i buchi del terreno col bastone, abbiamo l'enorme estensione in Ucraina o negli Stati Uniti, lavorata con grandi macchinari. E abbiamo il produttore vinicolo italiano, francese, europeo, con piccole aziende agricole ad altissima specializzazione. Cioè abbiamo dei momenti di utilizzi diversi, di tecnologie diversissime, di epoche e di finezze completamente diverse. Mentre produrre un tondino in Cina, in Italia o in Argentina, sì, ma non sono delle... Non Let's sono ere che si confrontano la preistoria con le biotecnologie, sono abbastanza. L'industria è molto più omogenea, è vero. Dimensione aziendale, abbiamo sentito prima, ottimo spunto ancora di Dionuffe, abbiamo sentito prima le esperienze, io ho 250 animali, io ho 700 animali, e per l'Italia sono aziende grandi, sono stalle di un... non banali rispetto a un allevamento tipico di poche decine di animali. È difficile sostenere la competizione e fare innovazione di fronte a queste dimensioni. Ultima osservazione, il sequestro del carbonio, è vero, si continua a immaginare il sequestro di carbonio, fare buco per terra, iniettare anidride carbonica nella vecchia miniera o nel vecchio stoccaggio di gas. Percepite questo, appunto, quando si può sequestrare il carbonio in mille altri modi, per esempio nel terreno come residuo agricolo. Zanchini. In the ground as an agricultural byproduct. Io ero qui l'anno scorso devo fare i complimenti al CIP per come sono riuscito a lavorare quest'anno su due sfide questa è una sfida che guarda proviamo l'altra. So the speaker, the moderator is asking if the audience can hear what the speaker is saying because the microphone is not working. Su dietro non posso fare niente, very well. Provo a parlare più forte. Try to speak louder. Perché è interessante più vicino forse. La sfida che il CIB in qualche modo sta portando alla visione del futuro del paese, dice a Baron Kelly, e che è interessante anche per noi. Perché tiene assieme, chi come voi ha i piedi ben piantati nella terra di questo paese e poi con una visione del futuro, ed è quello di cui dobbiamo occuparci. E rispetto all'anno scorso io vedo anche, appunto, un passo in avanti, e non era semplice, perché si è cercato di tenere assieme l'esperienza di tanti che in modo diverso lavorano in Italia sul biometano, con uno scenario internazionale di ricerca che deve dare delle risposte anche alle preoccupazioni che poi questo cambiamento inevitabilmente porta. Per cui penso che sia stato molto importante il rapporto con Ecofis, cioè averlo portato avanti, aver deciso di volerlo portare avanti nei prossimi anni, però dobbiamo anche dare delle risposte scientifiche rispetto a un cambiamento che, se fatto in agricoltura con quella dimensione, inevitabilmente porta, anche con le preoccupazioni di cambiamento. E allora quella visione del biogas fatto bene e poi di un cambiamento all'interno di una visione del biometano, con tutto quello che comporta per gli agricoltori, i sottoprodotti, gli oppi raccolti, tutto quello che c'è dietro, è molto importante che sia studiato, approfondito, che sia continuamente revisionato. E dico questo perché non voglio eludere una cosa che diceva prima Jacopo Gilberto. Poi però che succede quando si arriva nel territorio italiano? Ci sono i comitati di biogas, c'è chi è contrario, e non è una cosa italiana, è una cosa che ormai riguarda tutto il mondo, perché queste preoccupazioni rispetto ai cambiamenti riguardano tutto il mondo. Allora, è per questo che è importante quanto sta facendo il CIB, e credo che non possiamo neanche però eludere nel guardare a come vogliamo fare il biogas bene, il biometano bene, a come cambiare. Noi come paese, prima di tutto, e anche nelle opportunità che diamo di cambiamento agli agricoltori, noi facciamo ogni anno un rapporto, si chiama Comuni Rinnovabili, in cui raccontiamo come le rinnovabili poi hanno creato processi nei territori.
Ora, quando parliamo di biogas, ci sono esperienze ottime, esperienze pessime, come per l'eolico, come il solare, come per qualsiasi, come per i supermercati, potrei dire. Potremmo farlo per qualsiasi. Cominciamo a parlare di numeri non banali, cioè in 967 comuni italiani c'è una pianta biogas. Se uno ci mette anche le biomasse, sono 2300 e passa. Cioè vuol dire che il territorio italiano già conosce l'integrazione tra le bioenergie, l'agricoltura, i territori. Come l'abbiamo gestito? Non sempre in maniera intelligente, non è colpa degli agricoltori in questo, perché era in qualche modo la spinta degli incentivi che poi ha portato un po' dentro anche soggetti che non avevano nulla a che fare con l'agricoltura. Quindi noi lo dobbiamo sapere, ci sono stati anche errori. Io conosco dei circoli, dei ambienti, e abbiamo una padana che hanno fatto delle battaglie sacrosante contro vere e proprie speculazioni, perché come dire, c'era chi dell'agricoltura non gli interessava niente, gli interessava prendere i soldi della tariffa elettrica e poi quello che sversava. La gestione non gli interessava. Ecco, la sfida di CIB è quella di provare a immaginare i prossimi anni dentro uno scenario in cui invece c'è una forte integrazione di questi impianti con i territori, cioè per portare opportunità agli agricoltori, per anche guardare una direzione di economia circolare, insomma, che dà veramente risposta a dei problemi e crea delle opportunità. Quello di cui parliamo da anni, noi come ambientalisti spingiamo, e che diventa concreto, e per questo io poi dico come Lega Ambiente mi interessa starci. I gattoni già lo sanno, stiamo facendo un progetto europeo su questo, ci interessa capire chi per esempio di CIB vuole fare l'impianto di biometano fatto bene e accompagnarli, perché a noi ci interessa che questi processi siano fatti bene nei territori, quella è la sfida fondamentale. Come prima vi ho detto, abbiamo bisogno di cambiare il mondo a una velocità incredibile, se lo vogliamo fare dobbiamo fare bene questi interventi nei territori, e non è semplice, però è veramente una sfida anche molto appassionante, anche per la qualità poi dell'agricoltura e del cibo nostro paese, per come può integrarsi questo tipo di culture con quella comune, insomma, un'idea virtuosa. Chiudo con un'ultima sfida che riguarda il domani di questo modello agricolo energetico. Ed è una cosa che, appunto, uno spunto che mi è venuto da una presentazione a cui mi è capitato di partecipare una decina di giorni fa a Bruxelles, in cui la terna francese presentava uno studio fatto da una consultant, da specialisti con la collaborazione con la terna francese, di uno scenario di forte penetrazione delle rinnovabili in Francia. In Francia, cioè arrivavano 80% di rinnovabili in Francia. È uno studio che io mi auguro che poi faccia anche Eterna in Italia, che ha già fatto, è stato fatto in Germania. In questa penetrazione c'erano tutta una serie di scenari di sviluppo dell'eolico, dell'elettrico in mare, dell'eolico offshore, del solare, eccetera. E c'erano dei numeri molto bassi per quanto riguardavano le biomasse e il biogas. Allora poi a un certo punto mi sono alzato e chiesto, ma come mai simulate una penetrazione così bassa nell'elettrico delle biomasse e del biogas, quando invece l'esperienza tedesca è molto diversa, e in Francia indubbiamente l'agricoltura ha un peso rilevantissimo, non siamo solo alla PAC, insomma, i francesi riescono a determinare appunto su questi temi. E questi ricercatori mi hanno risposto, perché noi oggi non siamo sicuri di quale sarà il futuro e il contributo dell'agricoltura, cioè del biogas, delle biomasse, nella transizione energetica francese. Cioè in questo momento noi pensiamo che potrebbe essere molto più interessante sull'altro pezzo, cioè quello del calore, quello del termico e dell'allaccio con la rete del biometano. Ma in realtà quello che pensiamo è che l'agricoltura sia probabilmente il pezzo più avanti in un modello vero di innovazione, in cui stai a metà tra le due reti, quella elettrica e quella di biometano. E questa cosa, se uno la guarda come sistema paese italiano, è veramente di grande fascino, perché voi diventate quelli che riescono in un processo davvero innovativo a chiudere il ciclo, insomma, dell'economia circolare, la materia, eccetera, tutte le questioni riguardo all'agricoltura, e a produrre per quanto possibile dentro questa economia circolare biogas, per quanto è possibile per l'accesso all'aria, per produrre energia elettrica, biometano, e quindi non è che si butta via una delle due reti. Ma si lavora nella maniera più intelligente dentro un modello al 100% rinnovabile, che poi è la grande sfida che tutti abbiamo interesse a portare avanti.
Sì, 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 si notava anche nel, non mi ricordo di chi fosse il grafico che probabilmente di Lorella Rossi o di Laura Valli, non mi ricordo, in cui si vedeva la differenza di flessibilità della rete elettrica molto rigida e rete gas molto flessibile nel gestire i flussi e l'evoluzione dei flussi. Sottolineo, bravo Zanchini, l'importanza anche del lato, non solamente il lato agricolo e il lato primario, ma il lato secondario, cioè la parte industriale. Avremo, sarà fondamentale il rapporto continuo, il dialogo continuo tra la terra e il ferro, l'acciaio, l'hardware per gestire questo passaggio. C'è un altro spunto da Zanchini che però lo proporrò poi come domanda collettiva a tutti. Prima voglio sentire qualche osservazione da Piero Gattoni. Ma penso che da questi interventi, soprattutto l'intervento di Michela, di Giuseppe e di Edoardo, mettendo me Ezio dalla parte del mondo agricolo, si possa capire quanto sia stato in questi anni importante per noi il confronto franco che abbiamo aperto col mondo dell'associazionismo ambientale. Ci sono qua in sala altri amici del mondo della ricerca nel settore ambientale, Enrico Pennatelli, c'è Sofia Mannelli di Chimica Verde, Francesco Ferrante, Annalisa Corrado del Kyoto Club, quindi c'è veramente Fabio Roggiolani, c'è un mondo di associazioni e di persone con cui noi in questi anni abbiamo aperto un dialogo e un confronto. I cui spunti dei vostri interventi hanno dimostrato quanto siano per noi sfidanti. Però prima vengo a una tua provocazione sulla presenza dei ministeri e delle banche. Attenzione, queste persone qua hanno fatto 1.400 impianti in poco meno di 5 anni, 4 miliardi e mezzo di investimento e 12.000 posti di lavoro in Italia, grazie alla cocciutaggine degli agricoltori, alla capacità dell'industria, ma grazie anche a funzionari dello Stato che ci hanno dato delle leggi per poterle fare e grazie anche al sistema bancario che ci ha accompagnato. Rispondo alla provocazione per dire che noi siamo, la provocazione ha provocato, nel senso che noi siamo oggi quelli che vogliono fare. E ti dico di più, quando ci siamo nel confronto anche di questi giorni, è bello sentire le provocazioni di Jeremy e di Tom sul tema del climate change e quanto l'agricoltura può essere parte di questa climate change, ma noi vogliamo fare, cioè oggi è tempo di smetterla con i convegni. Giuseppe diceva non abbiamo più tempo, dobbiamo fare, quindi il nostro approccio è andare con dati sempre più concreti, facendoci vedere per quello che siamo, anche dalle persone che ci hanno la responsabilità di darci gli strumenti per poter fare le cose, farle bene ovviamente, perché noi oggi abbiamo veramente una grossa potenzialità e abbiamo il dovere che questo rapporto venga portato non solo in Italia ma anche in Europa. Questo dialogo venga portato anche in Europa, perché è facile spesso prendersela con la politica italiana, ma il 2017 sarà un anno determinante per le politiche, gli indirizzi che le direttive comunitarie avranno sulle ricadute delle nostre strategie energetiche. Abbiamo qua Giulio Volpi che parlerà nel pomeriggio, per cui io vorrei ringraziare le persone che ci hanno dato gli strumenti fino adesso e spero che apprezzeranno questo nostro sforzo di voler essere ancora proattivi e provare a fornire delle risposte concrete di un settore che si sta mettendo veramente e seriamente in gioco. Grazie.
Siccome si avvicina l'ora del calo degli zuccheri e non voglio trattenervi ancora a lungo, cioè il lato food dopo il lato energy, accetto volentieri la controprovocazione sulla bravura dei nostri nostro credito e delle nostre banche, sull'abilità dei nostri funzionari ministeriali. Volevo fare a tutti, partendo questa volta da destra, Gattoni, arrivando a Morese, una domanda. Immaginiamoci proprio una domanda secca, con risposta secca. Immaginiamoci tra 10 anni, quando Gigi Zorzoli avrà 95 anni e entrerà nella media età media italiana, anche lui. Zorzoli ha 85 anni, è ancora un ragazzo, l'età media ormai si sta spostando verso i 90, quindi quando saremo tutti, immaginiamoci tra 10 anni, ecco, gli 8 miliardi di metri cubi di biometano ci saranno, oppure a che punto saremo? Diamo una cifra, un numero, 6, 4, 15, 6, 4, 15, miliardi di metri cubi tra 10 anni, immaginiamoci. Secondo me la risposta, allora, GB ha partecipato a un laboratorio che abbiamo portato alle nostre assemblee e parlavamo della radice del futuro, e quando ci siamo trovati a dover domandarci quale sarà il futuro della cifra a 10 anni, giustamente è stato uno dei più proattivi nel dare una risposta dicendoci che lui voleva arrivare a vedere questi 8 miliardi, quindi solo in nome di farli vedere a GB noi li faremo. Ma dico di più, li faremo se partirà il settore agricolo. Attenzione, che siamo in una fase delicata. Il potenziale è chiaro, un miliardo dalla gestione della frazione umida dei rifiuti, 8-9 dal biogas fatto bene, da una gestione corretta dei prodotti, sottoprodotti e delle culture di integrazione. Quindi grosso onere oggi che si sta avviando questo percorso è permettere anche al settore agricolo di partire e di non far sì che parta solo il mondo dei rifiuti. È giusto che partino tutte e due, è il nostro invito, quindi il nostro messaggio che mandiamo, lo faremo se ci saranno i farmers. Grazie. Tra 10 anni come sarà? La domanda è... Io spero di 8, veramente, anche per noi abbiamo di più. Sì, anche per noi abbiamo fatto come Iago Giberto sa bene, abbiamo fatto una durissima battaglia sul referendum sulle trivellazioni, dicendo che vogliamo tutti quegli 8 per sostituire il gas che dobbiamo estrarre nei nostri mari e in terra italiana, anche dobbiamo sostituire quello, usarne meno. Quindi noi staremo accanto a tutto al mondo agricolo, il paradosso italiano. I will complete dicevo prima che noi abbiamo the Italian paradox by saying that we've got difficulty in generating and disseminating innovation. Ma l'Italia è fatta da milioni di piccoli, siamo un paese di lillipuziani. Small entities, questi lillipuziani hanno un problema, che sono molto individualisti e poco organizzati, ma quando si organizzano superano la Germania. They go even further than Germany. Io voglio dire poche persone lo sanno, lo dico anche ai nostri ospiti stranieri. Abbiamo visto sempre, per molti anni, prima che arrivasse la Cina, abbiamo visto il record di installato di solare in Germania, 9.000 megawatt. Thousand megawatts of solar power installed in a year, but Italy reached 11,000 the year afterwards, and it was only exceeded by China. Why did this happen? Because everything up until one moment was, not moving, not developing. Then, when people understood that it could be done, we had the production of the creation of a huge number of small plants, and the same can happen in the farming sector. It's more difficult, but this experiment and this group of people can actually do this. Mezza.
Sì, noi agricoltori non abbiamo dubbio, gli 8 miliardi li faremo sicuramente se ce li lasceranno fare. E per questo non ce la possiamo fare da soli, dobbiamo essere in tanti, prendo spunto dal CIB, le due anime del CIB, Piero ed Angelo, sono il settore primario e l'industria. Qui dobbiamo allargare il percorso, è complicato, abbiamo bisogno delle associazioni ambientaliste, abbiamo bisogno di diffondere quello che noi abbiamo già capito, però dobbiamo coinvolgere l'opinione pubblica perché è un problema, una sfida globale, non solo nostra, ma di tutti quanti. Grazie. Morese, 13 anni. Grazie. Allora, do uno sguardo un po' più internazionale alla domanda e una riflessione. Ad oggi la popolazione globale è di circa 6-7 miliardi di abitanti. Si prevede che intorno al 2050 ne saremo 9 miliardi, and even more perhaps. Tutti questi miliardi so di abitanti in più avranno bisogno di più acqua, più energia, more energy, e più cibo. And more food. Quindi se affrontiamo questi numeri in modo intelligente saremo in grado di arrivare al 2050 con abbastanza sufficiente acqua, cibo ed energia per tutti. Quindi la sostenibilità ancora è la chiave. Io sono pessimista purtroppo sull'aggettivo intelligente. Io sono molto pessimista. Signori, ringrazio tutti della pazienza e ci vediamo dopo la pausa glucosio. We will get back after our glucose levels have increased again. See you later.